Padre, la situazione di Aleppo oggi. La situazione si è migliorata un po' dal punto di vista un po' delle condizioni di vita. Non ci sono più missili che cadono almeno nella maggior parte dei quartieri. In qualche quartiere invece ci sono ancora i missili, c'è la guerriglia. Dall'altra parte l'acqua è tornata in diverse case, in diversi quartieri, anche se non è potabile, è già un successo per noi. L'elettricità viene durante la notte. E questa anche è una grande cosa dopo l'interruzione e la mancanza per più di 2 anni e mezzo, 3 anni senza elettricità. Quindi segnali di miglioramento ci sono sempre e ringraziamo il Signore per questo. Dall'altra parte sappiamo che la strada da percorrere per avere un po' le condizioni umane di vita lì è ancora devono arrivare ancora. Dalla Siria arriviamo a qualcosa che la nostra società sta vivendo in modo drammatico. Il rapporto di paura per gli atti terroristici. Che cosa può fare un uomo di fede per affrontare tutto ciò? Un uomo di fede prima di tutto cerca di pregare per avere la pace, mantenere la pace nel cuore, ma poi si apre al dialogo, alla riconciliazione, è pronto anche per aspettare i tempi dell'altro, a essere paziente, pregando per quelli che lanciano missili su di lui e sulla gente e cercare sempre di aspettare, dando il suo perdono, di aspettare una risposta positiva dell'altro. Francesco ha costruito tanto per quanto riguarda il dialogo. Anche i nostri capi religiosi possono farlo. Sicuramente abbiamo un lavoro molto intenso, quotidiano quasi direi lì, tutti i capi delle comunità cristiane lì, che siamo 9 lì ad Aleppo. Facciamo un lavoro molto molto grande in questa direzione, con diversi incontri formali e non formali con i capi religiosi musulmani e anche con i capi e responsabili civili della città. Cerchiamo così di pensare al bene comune insieme, a pensare di come fare le cose con lo spirito di solidarietà, curare l'uomo ferito, abbandonato, specialmente i bambini e cercare un po' di migliorare per quanto riusciamo la vita per gli altri. Grazie Grazie. a lei.